Padre Giorgio Crai, 63 anni, polacco, di origine polacca, direttore del Centro di Informazioni Cristiano qui nella Città Vecchia di Gerusalemme, 40 anni trascorsi in Terra Santa, quindi un decano che conosce nel profondo la comunità cristiana, ma anche le dinamiche in Israele e tutto quello che avviene. Padre, sentiamo ormai da tempo questo fenomeno degli sputi, delle aggressioni, anche non particolarmente violente, ma certamente offensive di disprezzo nei confronti dei cristiani, dei pellegrini, degli uomini della Chiesa, della piccola comunità cristiana qui a Gerusalemme, forse anche Betlemme, mi dice lei, ci può spiegare un attimo cosa vuol dire, che cos'è? Noi cristiani in Terra Santa nell'ultimo periodo siamo un po' più meno sicuri. La società israeliana, soprattutto alcuni gruppi di ebrei ortodossi e estremisti, dimostrano aggressione con gli sputi, aggressione anche contro i nostri edifici, le comunità religiose, e questo ci preoccupa tanto. Lei accennava l'attuale governo Netanyahu, ma insomma i precedenti governi, perché è particolarmente estremista, particolarmente oltranzista? Il governo non interviene in forma decisiva per proteggere la minoranza cristiana e non neanche fa sufficientemente pressione su questi gruppi per non farci soffrire tanto. Senta, siamo vicini al Natale, vediamo le strade vuote, qui gli addobbi natalizi, Betlemme non metterà l'albero, sembra che faranno un presepio con nella mangiatoia un bambino Gesù, come se fosse in una casa di Gaza, tra le macerie, di Gaza. Cosa vuol dire per lei questo Natale? E anche magari sono delle pressioni da parte della comunità musulmana, cosa ci può dire? È un Natale triste, un Natale senza grande speranza di pace, però un Natale vissuto secondo un nostro principio: seminiamo la pace. Anche se aggressione da parte dei musulmani, anche contro gli pochi addobbi che si trovano a Betlemme, si sono succeduti come segno che la comunità di Betlemme non è così pacifica e serena ad accogliere il principe della pace per Natale. Grazie.